metti in moto l'economia in modo diverso, metti in moto il lavoro in base a quello che rappresenti, a quello che hai studiato, a quello che meriti, rilanci speranze nei confronti dei giovani, soprattutto fai un'economia in modo diverso. Noi non è che dobbiamo morire con questa crisi economica che ci dicono, oppure dobbiamo morire come quelli che si devono rassegnare alle grandi opere pubbliche inutili, ai ponti sullo stretto, adesso le centrali nucleari, i termovalorizzatori. Noi potremmo avere, dico noi italiani, ma noi meridionali in particolare, una grandissima, secondo me, occasione di sviluppo economico proprio dalla crisi economica, paradossalmente, se noi cominciamo a valorizzare una politica, ad esempio, economica compatibile con l'ambiente, cominciamo a valorizzare la natura, incominciamo a fare politiche energetiche diverse, incominciamo a imporre il solare, lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata, il risparmio energetico nella realizzazione delle costruzioni. Questo comporta un nuovo modo di fare economia, comporta lavoro, comporta valorizzazione del turismo, comporta valorizzazione delle piccole e medie imprese, comporta valorizzazione delle montagne, dei mari, cioè, porterebbe un benessere straordinario, anche perché spezzerebbe in modo drastico, soprattutto se viene gestito da una classe dirigente non collusa e non corrotta, ma onesta, è triste dire onesta perché è una precondizione della politica, ma soprattutto è ancora competente, spezzi anche il legame con la criminalità organizzata, cioè diventi impermeabile alla criminalità organizzata, che non è solo quella di Totò Riina e Bernardo Provenzano, adesso c'è la criminalità organizzata del terzo millennio, già da un po' c'è per la verità, alcuni non se ne sono accorti, il prefetto di Parma critica Saviano, il giornalista, scrittore napoletano che si è permesso di dire che a Parma c'è la mafia, il prefetto gli ha ricordato che non è vero, dice una bugia, perché la mafia non ha confini. La mafia sta al sud, sta al centro, sta al nord, sta in Germania, sta in Olanda, sta in Spagna, in Canada, Stati Uniti, Australia, pure internazionale. Allora se tu risolvi e spezzi questo legame, ti rendi impermeabile, cioè non ti vai a sedere agli stessi tavoli, tu crei delle condizioni straordinarie nell'Italia e nei territori meridionali in particolare. Contrasti il crimine, quindi fai giustizia, fai diritti, fai lavoro e fai un'operazione straordinaria. Perché vedete, a noi poi in realtà il tema non è quello della giustizia, vedete come coinvolge tutta una serie di temi, dal diritto al lavoro, al diritto all'ambiente, al diritto alla salute, e non pensate, non fate mai l'errore di pensare che la criminalità organizzata non vi appartiene, perché nel senso non avete personalmente mai subito nulla. Vi faccio qualche esempio. Terremoto in Abruzzo. Succede un terremoto di tutto sommato media intensità, un 6 scala Richter, si sbriciolano edifici costruiti da poco. Perché si sbriciolano? Perché vai a vedere come vengono costruiti. Allora, siccome talvolta, spesso, qualche volta, la criminalità organizzata ha un ruolo importante nel ciclo del cemento, nel ciclo dell'edilizia, è ovvio che la criminalità organizzata se ne frega di costruirti l'ospedale affinché non crolli o la casa affinché non crolli, deve abbattere i costi per vincere gli appalti pubblici o per fare profitto se sono edifici privati. Per abbattere i costi che cosa fa? Non può offrire la stessa qualità, ti mette sabbia invece di cemento, ti mette il ferro in un modo invece che in un altro, quindi riguarda tutti. Smaltimento dei rifiuti, quante volte l'abbiamo visti qua? Smaltimento di rifiuti illeciti non è uno tsunami che viene dalla natura o qualcosa che non è rimediabile. Lo smaltimento illecito avviene perché la criminalità economico-finanziaria, la criminalità dei colletti bianchi si presenta e offre alla politica collusa attraverso imprenditori dei colletti bianchi un servizio a basso costo. Lo smaltimento dell'amianto, voi sapete a Crotone la vicenda indegna dell'amianto trovato nelle scuole, o le vicende di cui mi occupo io nel 98 dello smaltimento delle ferriti di zinco dalla Pertusola Sud, e potremmo continuare. Lo smaltimento ha un costo. I costi vanno sostenuti quando si tratta di ambiente e salute. Nessun cittadino si rifiuta di pagare un euro di tassa perché riguarda la salute dell'ambiente. Se invece si presenta la criminalità organizzata, ti offre un servizio a basso costo e una parte dei soldi poi li dà in nero, ovviamente, come mazzetta. Perché se no si spiega perché un politico, un amministratore o un imprenditore corretto dovrebbe, come dire, cedere di fiducia, dovrebbe accettare un'offerta quando danneggia la salute. Perché lo fa? Lo fa perché ha in ritorno qualcos'altro, e questo produce dei danni ambientali di natura devastante.
Allora vedete, la criminalità organizzata che attraverso la gestione del denaro pubblico è penetrata a livello straordinario nel, attraverso i fondi pubblici nel circuito economico, politico e istituzionale. La criminalità organizzata attraverso il traffico di droga e il riciclaggio dei proventi è penetrata nel circuito economico finanziario di tutta Italia. Attraverso la gestione dei finanziamenti pubblici è penetrata, come abbiamo visto, nella gestione della cosa pubblica. Perché poi quello che era interessantissimo è che in questi consigli di amministrazione, questa è la cosa veramente simpatica, trovavi un nipote del magistrato, la fine del prefetto, magari del questore, del maresciallo, del dirigente della regione. E allora vedete che controllori e controllati, Stato e antistato, allora è chiaro che quando abbiamo messo mano in questa marmellata è scoppiato qualcosa che poi qualcuno di voi avrà seguito negli anni scorsi, un circuito devastante. Voi pensate, vi racconto un fatto per farvi capire a che livello di tracotanza arrivano certe volte nella gestione della cosa pubblica in modo illegale. Quando mi occupai dell'emergenza ambientale in Calabria, che l'hanno creato ovviamente anche lì per avere soldi, non per superare l'emergenza, ma per creare altre emergenze, per avere altri soldi, pigliarsi i soldi, alla fine i depuratori non funzionano, le strutture per smaltire i rifiuti non ci sono, insomma la situazione ambientale tutto sommato la conoscete. Ricordo c'era un caso di un signore che stava ai vertici di questo ufficio del commissario per l'emergenza ambientale, che contestualmente era capo di gabinetto di un viceministro. Si trovava ai vertici, quindi, ministro da dove provengono i soldi, ai vertici dell'ufficio dell'emergenza ambientale dove arrivavano tutti i fiumi dei soldi e dovevano essere gestiti. I soldi andavano alle società miste e in queste società miste lui ci aveva piazzato l'amante, il compagno del comodo di partito, quell'altro l'amico, insomma aveva fatto in modo che in ogni società c'è. Lui poi si faceva nominare direttore dei lavori. Mi seguite? Vice ministro, ufficio commissario, società con gli amanti, i parenti, direttore dei lavori. A un certo punto arrivò una trasparenza.